com'è stato il 2016 e cosa vi aspettate dal 2017? Questa è la domanda che abbiamo posto ai cittadini del centro di Carbonia. Buongiorno, com'è stato il 2016? Buongiorno Manolo, 2016 com'è stato? Crisi, si lavora, si tira avanti, ma soldi ormai non se ne fanno più, quindi basta che c'è da mangiare in frigorifero, ci accontentiamo. Cosa ti aspetti per il 2017? Sviluppo, speriamo. Speriamo, almeno quello, almeno ci sia un po' di lavoro, poi ormai io di tornare qua me lo scordo, perché no, non mi interessa più, ormai mi annoia. Tu stai fuori? Niente, a Roma, sì, vicino a Roma. Non c'è più niente, va, vedi che anche se giri vai nei bar, vai da vedere, non c'è più nessuno. E quando torni qua come trovi il Sulcis? Noioso, molto morto, non ci sono strutture, nemmeno per i bambini, non ci sono ritrovi, non c'è niente. Prima almeno anche sino a 2 anni fa un po' trovavi nei bar, ma non trovi più manco nei bar. Buongiorno, com'è stato il 2016? Malissimo. Cosa si aspetta dal 2017? Qualcosa di migliore, che mi ritorni alla pensione di invalidità, perché me l'hanno sospesa per 3 mesi. È morto mio cognato nel 2016 e che stia meglio la mia famiglia, mia sorella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il politico è lui. Buongiorno. Qual è il suo auspicio per il 2017? Auspicio? Ma speriamo che sia migliore, non ci credo, perché tanto le prospettive non sono buone, giusto? Il 2016 com'è stato? E com'è stato? Ma tu mi vuoi far parlare male? Sì. Com'è stato il 2016? Sono incinta. Ti ho detto tutto, basta. Chi è il padre? Non lo so, è una comunità. Qual è il suo auspicio per il 2017? Chiedile a lui. Ma cosa, non abbiamo niente da dire, cosa dobbiamo dire? Comunque siete soddisfatti di questo 2016? Sì, quindi? Alla grande! C'ho 3 agnelli e 2 maialetti da mangiare stasera, dopodomani. Proprio la grande, soldi a uffa, aspetta che li conto. Come? Eccoli qua, questi mi sono, grazie a Renzi. Buongiorno signora, buongiorno. Cosa cucinerà per il cenone? Ma una minestrina in brodo e un uovo è un uovo sodo. Quindi quest'anno a dieta? Sì, quest'anno e tanti altri anni, speriamo. Cosa si aspetta dal 2017? Almeno un po' di serenità, tutto lì. 2016 com'è stato? Se mi aspetto un po' di serenità è facilmente comprensibile com'è stato il 2016. Grazie, auguri. Buongiorno, com'è stato il 2016? No comment. Dal 2017 cosa si aspetta? Come sempre, molte speranze, ma ho paura che sia il solito tram tram. Non cambierà niente. Se non c'è volontà e capacità politica per dare precedenza ad alcuni problemi, mi sembra che resterà sempre tutto sul tavolo. Chiacchiere siamo bravi tutti a farne. Criticare questa società è facile, ma non serve se non si produce. E anche la gente si dovrebbe svegliare un po' di più, perché è troppo facile dormire aspettando che qualcuno ti risolva i problemi. È stato per me un anno positivo, per molti nostri concittadini purtroppo no. Io ho la fortuna di avere un lavoro, anche se precario, però molti nostri concittadini non hanno questa possibilità, non hanno questa fortuna, quindi qua se hai un lavoro stai bene, se non ce l'hai non stai bene. Cosa ti aspetti per il 2017? Per me, per la mia generazione, una possibile ripresa, anche se vogliamo, di umore da parte di questo territorio. C'è bisogno di ritrovare una certa serenità, una certa positività nel guardare al futuro, e quindi penso che questa sia la cosa che mi auguro di più per me e per la mia generazione e per questa città, per questo territorio. Male, per me male, poi non lo so. Cosa si aspetta dal 2017? Cosa vuoi che ti risponda? Bene, speriamo. Se continuiamo così, però, a dare un giocatore tutti quei soldi che danno lì per fare 2 calci di pallone. Troppi soldi ai giocatori. È una cosa ridicola contro la povertà, secondo me, o no? Quindi andrebbero un po' ridistribuiti i redditi. Gianluca, con la fame che c'è nel mondo.
Quindi si aspetta che nel 2017 vengano redistribuiti i redditi dei giocatori? Redditi, tutto. È troppo i soldi che danno a questi ragazzi, dai. Buongiorno, come sarà il cenone di Capodanno? È triste quest'anno, eh. Come mai? Molti, eh. Beh, tutte queste chiusure, operai in crisi. E lei che menù ha scelto? Menù? Niente. Niente, niente. Non ha dieta. Ma perché ha dieta o perché ha problemi economici? No, no, problema, è forzata. Com'è stato il 2016? Brutto. E cosa si aspetta dal 2017? Speriamo questo governo ci pensi, si salvi tutti. Che si risolva qualche problema? Speriamo che riaprano le fabbriche, porti lavoro. Buongiorno, com'è stato il 2016? Benissimo. Cosa si aspetta dal 2017? Speriamo che ci sia tanto lavoro, da questi ragazzi hanno necessità di lavorare. È giusto che ci sia il lavoro e che il governo possa fare qualcosa per questi giovani, altrimenti Carbonia vanno via tutti questi ragazzi, che non è giusto.